fame, povertà, conflitti e cambiamenti climatici spingono sempre più persone ad abbandonare le loro case. Nel mondo oggi i migranti sono 240 milioni, il 40% in più rispetto al 2000. E in questi 17 anni gli affamati sono aumentati di 38 milioni, arrivando a 815 milioni. Il video realizzato dalla FAO per la Giornata Mondiale dell'Agricoltura scorre nella sala plenaria della sede romana dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura e introduce il tema della giornata: cambiare il futuro della migrazione, investire nella sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale. Così si può creare uguaglianze e opportunità di lavoro e dare a chi oggi è costretto a lasciare la propria terra una scelta. Papa Francesco è appena entrato nella sala. Poco prima, accolto dal direttore generale José Graziano da Silva, aveva benedetto nell'atrio il suo dono alla FAO, una scultura in marmo raffigurante Aylan, il piccolo profugo siriano annegato davanti alla spiaggia di Bodrum in Turchia nell'ottobre del 2015. È il simbolo della tragedia delle migrazioni. Il brasiliano da Silva, nel suo discorso, aggiunge anche il dato drammatico degli sfollati interni che si spostano dalle aree rurali a quelle urbane dello stesso paese. Sono 740 milioni. Per salvare le vite, spiega, bisogna ricostruire ciò che sta intorno alle persone e rafforzare le comunità rurali. Quando prende la parola, Papa Francesco sottolinea che per superare i conflitti, prima causa della fame e delle migrazioni, bisogna impegnarsi a fondo per un disarmo sistematico e per fermare il traffico di armi. Per affrontare la seconda causa, i cambiamenti climatici, va applicato l'Accordo di Parigi. Chi se ne sta allontanando, aggiunge il pontefice, dimostra noncuranza verso i delicati equilibri degli ecosistemi. Insomma, bisogna evitare di presentare la fame come una malattia incurabile e se il rialzo della produzione mondiale di cereali fa ben sperare, bisogna impedire che le risorse alimentari siano lasciate in balia della speculazione. Che le misura solamente in funzione della prosperità economica dei grandi produttori o in relazione alla potenzialità di consumo e non alle esigenze reali delle persone. E così si favoriscono i conflitti e gli sprechi e aumentano le file degli ultimi della terra che cercano un futuro fuori dai loro territori di origine. Di fronte all'aumento della domanda di alimenti è necessario invece condividere i frutti della terra con tutti gli abitanti del pianeta e questo, spiega Francesco, impone una conversione impegnativa che porti ad introdurre, nel linguaggio della cooperazione internazionale, la categoria dell'amore, declinata come gratuità, solidarietà, cultura del dono e misericordia, contenuti pratici del principio di umanità. È menester che la diplomazia e le istituzioni multilaterali. È auspicabile che la diplomazia e le istituzioni multilaterali alimentino e organizzino questa capacità di amare, perché è la via maestra che garantisce non solo la sicurezza alimentare, ma la sicurezza umana nella sua globalità. La sicurezza umana in suo aspetto globale. Non possiamo attuare solo se gli altri lo fanno. Non possiamo operare solo se lo fanno gli altri, né limitarci ad avere pietà, perché la pietà si ferma agli aiuti di emergenza, mentre l'amore ispira la giustizia ed è essenziale per realizzare un giusto ordine sociale tra realtà diverse che vogliono correre il rischio dell'incontro reciproco. Entre realidades che aspirano all'incontro reciproco. Amare vuol dire contribuire affinché ogni paese aumenti la produzione e giunga all'autosufficienza alimentare. Povertà ed esclusione, conclude il Papa, diventano armi di distruzione di massa e chi cerca di evitarle è disposto a rischiare tutto, non può essere fermato da barriere fisiche. Va invece applicato il principio di umanità e la gestione della mobilità umana richiede un'azione coordinata e sistematica dei governi. A favore di tutti i vulnerabili, chiede Francesco, senza distinzioni artificiose. Vulnerabile è colui che è in condizione di inferiorità e non può difendersi, non ha mezzi, vive cioè una esclusione. Es decir, sufre una exclusión. Y eso lo está obligado por violencia, por las situaciones naturales. E questo perché è costretto dalla violenza, da situazioni naturali o peggio ancora dall'indifferenza, dall'intolleranza e persino dall'odio. Ante questa situazione è giusto identificare le cause per attuare
con la competenza necessaria. Di fronte a questa condizione è giusto identificare le cause per agire con la necessaria competenza, ma non è accettabile che per evitare di impegnarsi ci si trinceri dietro a sofismi linguistici che non fanno onore alla diplomazia, ma la riducono, da arte del possibile, a un esercizio sterile per giustificare egoismi e inattività. Il Papa conclude augurandosi che dal dialogo tra tutti gli attori emergano soluzioni migliori, come quelle che la FAO propone per sostenere agricoltori e allevatori in Etiopia, Nepal, Messico, Colombia e Siria, perché migrare dovrebbe essere una scelta, non una necessità.